Amiche ed amici di Rete 8 Sport, una cordiale buonasera da Lorenzo Valeriani e bentornati in Eccellenza On Air, la rubrica settimanale che va a trovare le squadre di eccellenza di questo interessantissimo girone per quel che riguarda la stagione 2021-2022. Diciamo così, anche a rompere un po' le scatole ai vari dirigenti, agli allenatori, ma anche agli stessi giocatori, per cercare di capire ciò che è successo nella giornata precedente e quello che accadrà domani, perché domani appunto si tornerà in campo per l'ennesimo turno di questo campionato. Sono successe un po' di cose particolari durante il turno infrasettimanale, soprattutto è caduta la prima in classifica. La prima battuta d'arresto per il Cupello in un campo difficilissimo come quello di Spoltore. Di questo e di altro parleremo ovviamente in questa puntata. Tanti gli ospiti ed andremo a toccare inizialmente anche il campionato di eccellenza regionale femminile che è partito proprio durante il fine settimana passato e che domani tornerà in campo. Noi di Rete 8 seguiremo una partita per ogni giornata e domani appunto avremo anche il match che vi vado a subito a ricordare, il match che vedrete a sottoporta durante la trasmissione di Paolo Durante sarà quello tra Cantera Adriatica e Tollese, quindi un ulteriore appuntamento per dare la giusta vetrina ad un movimento che dobbiamo far crescere. Anche noi maschietti ce la metteremo tutta assolutamente. A proposito di questo, vado a salutare la responsabile abruzzese del calcio femminile e quindi di questo campionato, Laura Tinari. Buonasera Laura e benvenuta ad Eccellenza On Air. Attiva il microfono, Laura. Grazie per l'invito a voi. Grazie, Laura. A proposito di Cupello, l'avevamo detto, prima battuta d'arresto per la formazione di Panfilo Carlucci e ho il piacere di presentarvi un collega che conosce benissimo la realtà di quella zona, non solo ovviamente di Cupello, e parlo di Antonio Del Borrello di Vasport.it. Buonasera Antonio, grazie per essere presente. Ciao Lorenzo e buonasera a tutti gli altri ospiti. Grazie Antonio, torno subito da te in viaggio perché sempre in movimento, un po' per lavoro, ma ovviamente anche per curare gli interessi della sua società, e cioè del Penne Calcio, il presidentissimo Andrea Marrone che è presente in viaggio. Lo vediamo, mi raccomando, presidente, occhio, occhio alla strada perché devi assolutamente restare con noi, parlare con noi e raccontarci quello che sta accadendo, non solo durante il viaggio, perché penso tu sia stato a trovare qualche società amica del Penne. Grazie Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti gli intervenuti. Sì, sono stato a Bergamo per lavoro e ho approfittato ad andare a trovare l'Atalanta, alla quale siamo affiliati. Bene, mi raccomando, occhi aperti. Se puoi, fermati ovviamente, ma insomma, sei adulto e vaccinato in tutti i sensi e quindi mi raccomando a te. E il protagonista, l'abbiamo detto, di questo turno infrasettimanale è stato sicuramente lo Spoltore del Gallo che ha fermato la corsa del Cupello e ha permesso ad altre squadre di avvicinare appunto la formazione di Panfilo Carlucci lì davanti a tutti. E allora do il benvenuto a Mimmo Sborgia, direttore sportivo proprio della squadra dello Spoltore. Buonasera Mimmo e grazie per essere intervenuto. Buonasera Lorenzo, è un piacere stare con lei, è un piacere, ti do del lei, del tu, come vuoi tu, siamo amici, e un Vai tranquillo. salutone a tutti gli ospiti, in particolar Grazie. modo alla Laura Tinari. Tra poco ci racconterai quello che è successo mercoledì. Vado da Laura immediatamente per chiederle, insomma, ho visto i risultati della passata settimana, la prima giornata. Che
che si è aperta un po' col botto sotto l'aspetto numerico, tanti gol, tante le emozioni, ma soprattutto un bel segnale, si riparte anche nel calcio femminile. Sì, sì, si riparte dopo un campionato interrotto nel 2020 col botto e un campionato non giocato l'anno scorso, quindi questa nuova stagione che è iniziata, come hai detto tu, lo scorso fine settimana, ovviamente è stata tanto attesa ed è partita bene, tanti gol. E anche nelle due giornate che l'hanno preceduta, che hanno riguardato la Coppa Italia, nella fase appunto abruzzese, e tanta voglia di giocare, tanta voglia di stare sul campo da parte di tutte quante le squadre. E anche una partenza col botto, però anche per il grande impulso che stiamo dando a livello di LND Abruzzo a questo settore, affinché piano piano si avvicini sempre più anche all'eccellenza maschile. Laura, ecco, appunto, è questo, diciamo, uno dei primi obiettivi. Ovviamente poi c'è anche quello che riguarda i vari settori giovanili, no? Per instradare già le piccole grandi promesse a questo tipo di campionato e a questo tipo di sport. In generale, come è messa l'Abruzzo di fronte anche ad altre regioni che storicamente forse sono partite prima? Allora, l'Abruzzo ha una grandissima carenza nel calcio femminile ed è quella del numero delle calciatrici, ed è per questo che ci sono anche poche squadre. Ed è su questo che anche con il progetto dedicato alla cultura del calcio femminile che abbiamo presentato a marzo dell'anno scorso noi vogliamo andare ad incidere, e sicuramente il rapporto con il settore giovanile, con le scuole calcio per noi è fondamentale. Con lo stesso settore giovanile scolastico, con l'SGS, abbiamo già iniziato un percorso di collaborazione perché all'interno delle scuole calcio si incentivi sempre di più il settore femminile, e devo dire che stiamo avendo incoraggianti segnali sotto questo punto di vista, perché quelle ragazze saranno, quelle bambine di oggi saranno le calciatrici della nostra eccellenza domani, quindi è sicuramente un bacino a cui le nostre squadre dovranno guardare. Laura, è importante anche il ruolo della scuola per iniziare questo percorso e per incentivarlo soprattutto? Assolutamente sì, perché uno dei più grandi problemi del calcio femminile, ma a livello italiano, ma soprattutto quindi in tutta la nazione, è la troppa presenza di stereotipi e di pregiudizi nei confronti del calcio femminile. La bambina che gioca a calcio è il maschio mancato, il calcio femminile è la sorella minore del calcio, cioè sono tutto ciò che il calcio rovina le gambe delle ragazze, cioè tutte frasi a cui noi siamo abituati e che ci continuiamo a sentire dire anche nel 2021, e quindi su questo punto di vista, sul punto di vista educativo, di formazione della cultura, di una cultura del calcio che vada oltre appunto questi stereotipi, la presenza della scuola è fondamentale. È per questo che attraverso il settore giovanile scolastico noi riusciamo anche ad entrare nelle scuole, perché loro ovviamente hanno un rapporto privilegiato con gli istituti. Diciamo, Laura, che c'è una sorta di pregiudizio, no? Che avvolge questo mondo e che deve essere assolutamente, assolutamente debellato. Quindi andare un po' a lavorare sulla cultura, diciamo così, delle persone, credo che la scuola sia fondamentale sotto questo punto di vista. Tornando al campionato, c'è qualche risultato secondo te a sorpresa? E poi te la butto giù una domanda proprio nuda e cruda: c'è una favorita secondo te? No, allora parto dall'ultimo, dalla coda della tua domanda. No, di favorite al primo turno non se ne può parlare ancora, ovviamente. Di certo la prima giornata ha segnato proprio una divisione in due tra le squadre, perché 4 hanno vinto, 4 hanno perso, non ci sono stati pareggi e una riposava, perché le squadre sono 9.
e vedremo nel prossimo fine settimana, che è un po' più lungo perché giocheranno di sabato, domenica e anche lunedì, complice la giornata di Ponte, e vedremo come andrà. Poi ci sarà una terza giornata e poi un riposo. È un campionato quasi snello, cioè al 10 di aprile finirà, il 3 aprile finirà il campionato e poi la Coppa, la finale di Coppa, e chi vincerà questa fase abruzzese potrà accedere alla fase nazionale, quindi diciamo abbiamo un collegamento, siamo collegati fortemente anche con quella che è il panorama nazionale. Poi ovviamente ad aprile ci aspetta anche un altro grande appuntamento, che è il torneo delle regioni. Ecco, questo forse è anche il tuo primo obiettivo, cioè fare bella figura al cospetto di altre regioni, no? Quindi questo lo possiamo definire come propedeutico a livello di campionato per il torneo delle regioni, per cercare un po' di testare quelle che sono le forze del calcio femminile abruzzese. Sì, a differenza delle altre rappresentative giovanili, quella femminile ancora non fa il primo ritiro perché il campionato è iniziato più tardi. Però la squadra a livello di allenatore, di staff, è pronta quasi. Faremo una prima riunione nei prossimi giorni, in modo tale da arrivare al primo appuntamento, al primo ritiro con le ragazze pronti. Perché comunque l'Abruzzo ha una grande tradizione a livello di rappresentative di torneo delle regioni, e noi non vogliamo di certo che il nostro calcio femminile a 11 sfiguri nella competizione nazionale, quindi al cospetto con altre rappresentative. Abbiamo grandi esempi di calciatrici, due sono andate ultimamente, dell'ex Aquilana sono andate alla Lazio, negli ultimi giorni c'è stato un nuovo acquisto da parte della Roma di un'altra calciatrice abruzzese, ma poi abbiamo gli esempi di Angela Passeri all'Inter. Insomma, diciamo che il nostro campionato... Stiamo crescendo, ha saputo sfornare, tra virgolette, degli ottimi esempi per le nostre calciatrici dell'eccellenza, a cui guardare perché sappiano che impegnandosi potrebbero arrivare anche loro a quei livelli. Un'ultima cosa, è una cosa che ripeto sempre, non tutte arriveranno ovviamente, ma così vale anche nel calcio maschile, nella nazionale, però per noi l'importante è che le ragazze sappiano che possono scendere in campo ogni domenica, possono divertirsi e dare del loro meglio, esattamente come fanno i loro colleghi maschi. Laura, prima di lasciarti andare, perché so che sei piena zeppa di impegni, ti faccio una domanda, una mia curiosità. Le ragazze del calcio femminile abruzzese preferiscono, concedimi il termine, imparare andando a vedere le partite dei maschietti in eccellenza, in promozione o anche in Serie D, oppure preferiscono la TV e apprendere qualcosa di importante dai grandi campioni che militano in Serie A? Guarda, non ti so rispondere sinceramente, perché io penso che preferiscano guardare le loro colleghe della Serie C, della Serie B e della Serie A per imparare da loro, e io spero che guardino loro per imparare qualcosa, perché io vorrei che loro capissero che in campo devono portare il loro stile, il loro modo di essere, i loro capelli lunghi o capelli corti che siano, trecce, code e altro, e non emulare i maschi, perché poi in fondo ognuno ha il proprio modo di essere. Ovviamente le ragazze hanno anche in termini fisici e biologici delle differenze che ovviamente vanno evidenziate, non vanno viste come dei limiti. Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Laura, io ti ringrazio soprattutto perché ci hai spiegato un attimino come funziona il mondo del calcio femminile in pochi minuti, e sei stata davvero, davvero molto, molto brava. E ovviamente, ripetiamo, ci sarà a Sottoporta alle ore 18 su Rete 8 anche questa finestra riguardante appunto il calcio femminile, il campionato di
di eccellenza. Ti ritroveremo sicuramente col passare delle settimane per raccontarci un po' quelli che saranno gli ulteriori passaggi di questa crescita che noi vogliamo, non dico velocemente ma in poco tempo, dai, in modo tale da poter fare una gran bella figura al torneo delle regioni. I prossimi tuoi impegni, Laura, quali saranno? Ecco, appunto, a parte seguire le ragazze la domenica, ti poni un obiettivo come responsabile, però ti poni un obiettivo, c'è una sfida che vuoi vincere da dirigente? Ma sicuramente arrivare appunto con una rappresentativa forte, un bel gruppo squadra al torneo delle regioni, quello è un appuntamento per noi particolarmente importante. E poi sicuramente finito questo campionato a 9, ricordo che quando noi ci siamo insediati a gennaio, se il campionato fosse partito nella stagione precedente ci sarebbero state soltanto 6 squadre, adesso siamo arrivati a 9 e abbiamo, passatemi l'espressione, rischiato di averne 11 già, però erano due, non avevano un progetto ancora sicuro e quindi in qualche modo abbiamo consigliato magari di attendere un attimo, però sono sicura che l'anno prossimo saranno ancora di più, complice appunto quanto queste ragazze stanno facendo in questo campionato. Quindi sicuramente l'obiettivo è che la prossima stagione, quella 22-23, in coincidenza poi tra l'altro con le calciatrici della Serie A che diventeranno professioniste finalmente, quindi sì, un ulteriore passo in avanti proprio a livello generale del calcio femminile italiano, aumenti ancora di più il numero e che riescano finalmente a partire anche tutti quei nostri progetti che abbiamo presentato nei mesi passati sulla cultura del calcio femminile, quindi comunicazione, formazione per le società. Benissimo, grazie Laura per questo intervento, so che sei impegnatissima, ti lasciamo andare, ma come sempre ci aggiorneremo col passare delle settimane per evidenziare ancora di più il bello di questo mondo che, lo ripetiamo, vuole crescere, già a buon punto, però ancora qualche piccolo sforzo per rendere questo campionato ancora più interessante. Sì, guarda, se mi consenti dico solo un'ultima cosa, in fondo sì, l'obiettivo l'ho già raggiunto insieme alla collaborazione di Rete 8, perché la scorsa settimana, appunto come hai detto tu a Sottoporta, sì, per la prima volta è andato in onda un intero servizio su una partita del nostro campionato, se ne è parlato all'interno di un programma che è dedicato da sempre, o comunque di un programma legato all'eccellenza maschile, e quella, come abbiamo detto, come l'abbiamo definita anche col presidente Ezio Memmo, è stata una giornata storica per il calcio femminile abruzzese e insomma rimarrà sicuramente impressa anche nel nostro cuore. Laura, io ti ringrazio per questa ulteriore gratificazione che ci dai, perché ovviamente se parli di storia, diciamo che con un piede ci sono entrato anche io perché ero presente, quindi esatto, grazie di cuore. Io ovviamente ringrazio l'editore di Rete 8, tutta la struttura, il responsabile del campionato di eccellenza Luciano Di Luigi, che ha voluto fortemente aprire questa finestra verso il mondo femminile, e noi ne siamo davvero contenti. Io qualche anno fa ho commentato diverse gare del calcio femminile durante il torneo delle regioni in Abruzzo e devo dire che insomma ho visto 5-6 partite davvero molto ma molto interessanti. Speriamo di continuare e speriamo che tra le partite interessanti ci sia a breve anche una gara della formazione abruzzese. Grazie Laura, grazie di cuore davvero, in bocca al lupo, buon lavoro, so che hai tanto da fare in questo mondo, massimo impegno, mi raccomando, ci vedremo presto. Viva il lupo, grazie mille, saluto anche gli altri ospiti. Grazie, grazie, grazie Laura, grazie Laura, buon lavoro. Antonio Del Borrello, che è successo mercoledì al Cupello? Ciao Lorenzo, ciao a tutti gli ospiti. Beh, l'ha detto anche mister Carlucci a fine partita, prima o poi doveva succedere. Anche se la legge dei grandi numeri, oppure ci non sta, so, dai, anche perché affrontava una delle trasferte più difficili della stagione, ma se a Cupello a dirigenti, calciatori e staff tecnico in estate avessero detto che all'ottava giornata avrebbero avuto 21 punti, erano stracontenti, ma credo che non ci avrebbero creduto neanche loro.
timbro e firma ovunque. Esatto. Ascoltami, la intendi più come una questione di testa, perché poi la pressione dopo tante vittorie comincia a farsi sentire, oppure è fisiologico un calo fisico proprio dalla formazione di Carlucci? No, io credo che non sia una questione di testa, perché poteva essere in precedenza se avessero fallito l'appuntamento successivo a quello aquilano, ma hanno vinto anche dopo. Probabilmente è stato un calo fisiologico dettato anche da alcune assenze che in altre partite non si erano notate. Ah, io ho seguito la partita tutta dal primo al 93esimo, 94esimo. Devo dire che però lo Spoltore non ha sbagliato quasi nulla. Forse su un paio di ripartenze la formazione del Gallo ha rischiato, però devo dire che ha tenuto botta alle varie offensive, soprattutto di Marinelli. L'unica nota negativa, forse per quel che riguarda lo Spoltore, è che ha creato tanto ma non ha segnato tantissimo, nel senso che la gara è rimasta in bilico fino alla fine. Poi è arrivato il gol di Lucas Parvoli che ha chiuso i giochi, però insomma il Cupello ha dimostrato di tenere botta anche nelle difficoltà, non è come posso dire crollato immediatamente, ma anche appunto in una giornata poco fortunata è riuscito a tenere vivo il match fino alla fine. Antonio, da dove ripartirà secondo te Carlucci domenica? Dai soliti nomi, dal solito modulo oliatissimo, anche se sarà una prova importante quella in casa della Torrese, perché adesso dopo la prima sconfitta credo che anche lui voglia capire la vera reazione della squadra. Mancheranno comunque ancora Margagliotti, Capitoli che non lo avranno più perché è andato via per motivi universitari, e da quello che mi risulta mancherà anche Napolitano, quindi però ritrovata Fili, diciamo che quella di domenica sarà una tappa fondamentale per capire la vera reazione. Sì. Però diciamolo chiaramente, il Cupello non è una squadra costruita per stare nelle primissime posizioni, neanche per una semplice salvezza. Diciamo qualcosa che si avvicini a una zona playoff da andare a prendere, però non per obbligo. Allora vado, Antonio, grazie, rimani con noi ovviamente, vado da Mimmo Sborgia, proprio perché lui ha affrontato, diciamo così, anche se non direttamente, la formazione cupellese. Mimmo, guarda, adesso lo posso dire per scaramanzia, nei giorni passati ho evitato, ci eravamo sentiti il giorno prima del match e mi dicesti proprio occhio Lorenzo, perché secondo me lo Spoltore può fare lo scherzo alla prima della classe, e insomma la tua esperienza si è dimostrata ancora vincente. Che impressioni hai avuto, Mimmo? No, me lo sentivo dopo il debacle di Giulianova, visto che c'è stato un calo, penso, di testa dei ragazzi, e allora presidente, i dirigenti sono entrati, hanno parlato un po' con la squadra il giorno prima, e si è visto il risultato, cioè sono stati più determinanti in campo, anche perché sono quasi tutti ragazzi, tranne tre o quattro diciamo quelli un po' più esperti, no? Danetti, Di Camillo, questi qua, il resto tutti ragazzi 2004-2005. Luca Sparvoli ancora in grande forma, tra l'altro credo di non poter essere smentito, su di lui c'era anche un calcio di rigore abbastanza sì. Netto, che il direttore di gara di Bergamo, se non erro, non ha visto tre o quattro fiammate interessanti. Io sono rimasto impressionato da De Vincentis, un giocatore giovanissimo, se non erro 2004-2005, sì, 2004, ma lì sulla fascia è stato davvero devastante, ma soprattutto quello che mi ha impressionato è stata la sua intelligenza tattica, non ha sbagliato mai una scelta, ovviamente poi i passaggi li possono sbagliare anche i più grandi,
però lui non ha sbagliato una scelta, e devo dire che su una quindicina di affondi 13 sono andati a buon fine, quindi è un ragazzo che sta crescendo anche fisicamente, ben dotato, ma so che ce ne sono altri e mi hanno detto, non so se tu potrai confermare questa notizia, che sei attivissimo sul mercato. Ma no, non sono attivissimo, se c'è qualcosa da fare, anche perché stiamo competito che ha giocato solo una partita, poi c'è Sborgio che non ha giocato come Petito, la stessa cosa, sono, devono rientrare. Manuele Vassia che sta male pure, fa male la schiena. Cioè, abbiamo 3-4 l'argentino da recuperare. È entrato domenica. Che partita sarà quella di domenica, Mimmo? È molto dura, molto dura. Molto dura, è su un campo molto... Poi dopo l'anno alla sconfitta che hanno fatto domenica col Giulianova. Sì. Se, sul 2-0, sul 3-2, ma con due espulsi è stata una battaglia. Quindi loro... Beh, Antonio la realtà di Casalborrino la conosce bene. Antonio, guarda, te la butto giù anche a te in maniera anche un po' brutale. È una delle ultime spiagge per il Casalbordino, per cercare di dare un senso a questo girone. Ultimissima, anche perché in estate a Casalbordino nessuno si era nascosto. Dopo 8 giornate si trovano al terz'ultimo posto con 5 punti, cambio d'allenatore, rivoluzione tra i giocatori. La situazione non è migliorata perché con Di Biccari, al netto di infortuni e squalifiche, comunque in 4 partite è arrivato un solo punto. Credo che sì, sia l'ultimissima spiaggia. Tu che sensazioni hai? Ci sarà qualche cambio? Ovviamente ci sono anche gli squalificati da sostituire dopo il match col Giulianova, con il patron Santoro che diceva nella giornata precedente, quella con l'Angolana, prepariamo le gare in settimana, poi però arriviamo la domenica a mezz'ora, a un'ora o appena svegli ci rendiamo conto che dobbiamo fare a meno di alcune persone che hanno dei problemi fisici. Ecco, tu che sensazioni hai sulla formazione che domenica dovrà giocare questo match delicatissimo contro uno Spoltore che mentalmente ora ha tanta benzina dentro? Guarda Lorenzo, credo che l'attacco sia più o meno fatto con Zinni, l'ultimo portoghese che è arrivato, Iotta Lopez, sì, e Fanelli. Sì. Poi negli altri ruoli, sinceramente, giocheranno sicuramente Della Penna e Gagliano a centrocampo, Nazzari in difesa e Celtano in porta, che nonostante le sconfitte e pochi punti sta facendo veramente bene, insieme a Zinni in attacco. Antonio, so che hai un impegno importante anche tu, voglio chiudere col botto Antonio, e ti chiedo, hai condiviso la scelta della società per quel che riguarda l'esonero e il cambio in panchina del Casalbordino? Sì, guarda, io era troppo presto, bisognava attendere un po' di più, visto che poi insomma i risultati non sono arrivati. Pronto? Sì, ti sentiamo Antonio. Io avrei dato altro tempo a mister Soria, anche perché io quel mercoledì c'ero nella giornata in cui sono andati via sia lui che Contini a San Buceto. Quella era una partita, sì, in cui Casalbordino aveva giocato per 80 minuti in inferiorità numerica ed era rimasto in partita fino all'ultimo secondo, rischiando anche di pareggiarla. Poi, come Di Biccari, anche mister la categoria, nessuno dei due lo ha mai avuto a disposizione. Lo stesso Nazzari con Soria era fuori per un problema al polpaccio, quindi sì, io avrei dato più tempo a mister Soria.
Ok, Antonio, che il Casalbordino risalga al più presto. Che partita vedrai domenica, Antonio? Domenica io sto in D, che c'è il derbissimo Vastese Chieti. Benissimo, allora buona partita, buona domenica, e poi per quell'altra situazione totalmente personale, perché lo possiamo dire, no? Tra poco arriverà il tuo compleanno, vabbè, quindi bisognerà festeggiare alla grande, ci risentiremo per scambiarci ovviamente non gli auguri, ma un saluto, gli auguri li farò io a te direttamente. Grazie per esserci stato, Antonio, e buona serata davvero. Ciao a tutti. Ciao Antonio, ciao. Allora, prima di andare dal presidente Andrea Marrone, vado a salutare Claudio Cicchi, impegnatissimo Claudio, sì. Vengo subito da te, intanto ti saluto. Vedo forse una manina che ho sì. Sulla videocamera, sei molto buio, allora Claudio, non so se va si bene. Può qualcosa. Va un po' meglio? Ecco, adesso ti vediamo meglio, sì, adesso ti vediamo meglio. Lorenzo, neo responsabile dell'area tecnica dell'Aquila. Non ho capito. Dico neo responsabile dell'area tecnica dell'Aquila. Insomma, un altro grande sfida per te. Metti. Sì, Lorenzo, innanzitutto buonasera a tutti. C'è stata questa chiamata da parte dell'Aquila e sinceramente sono rimasto orgoglioso, insomma, di essere stato preso in considerazione. Oggi c'è stata la presentazione da parte del copresidente Gabriele Di Cristoforo e del direttore sportivo Elio Ciccorelli. È andato tutto bene, quindi cominciamo questa nuova avventura con la speranza di portare sicuramente un po' di esperienza in seno alla società e una ventata di entusiasmo per raggiungere l'obiettivo che si è prefisso la società, ed è quello appunto della promozione in Serie D. Claudio, torno subito da te, rimani in linea ovviamente, perché... Sì, Lorenzo, dare... l'unica cosa, scusami, che purtroppo sì. Ho un impegno improrogabile. Allora, se puoi, guarda, magari... facciamo una cosa. Sì. Sì. Non potevi, Andrea Marrone, il presidente del PEN, ci capirà. Perdonami, presidente. Mi scuso col presidente, che ho avuto il piacere di conoscere poco tempo fa. Comunque... mi scuso tanto, però purtroppo, Lorenzo, che devo andare via. Allora, so che è un impegno importante, io assolutamente sì. Non dirò qual è l'impegno, te lo prometto. No. Ma quanto fremevi a casa sulla poltrona la domenica? Guarda, la più contenta è stata mia moglie, così almeno non mi vede più dentro casa, perché era sinceramente era per me un incubo. Però, diciamo, come ti ho detto, sono rimasto veramente contento anche dell'affetto, della stima con cui sono stato accolto all'Aquila, che ritengo una piazza importante. Sono sceso di categoria, ma l'ho fatto con immenso piacere, perché ritengo l'Aquila una società che tra non molto potrebbe tornare ai fasti di un tempo. Questa è la speranza, l'augurio da parte di tutti gli aquilani e anche da parte mia, perché mi piace, ho accettato questa sfida proprio perché sono consapevole che all'Aquila si possa lavorare bene. La squadra è ottima, il mister Giampaolo è bravo, direttore sportivo ancora di più, ma ho visto proprio un grande entusiasmo dentro la società, e questo sinceramente facilita sicuramente il mio compito. Presidente Marrone, eccolo qui. Come va il viaggio, presidente, innanzitutto? Ma sono in coda, molto lento, quindi da una parte posso dedicarmi... Bene. Alla trasmissione. Benissimo. Allora, presidente, dicevamo ore difficili, perché arrivare a quel tipo di scelta, insomma, da tante responsabilità, tanta pressione, avete cambiato e avete ottenuto una grande vittoria contro una grande squadra, addirittura con un gran bel risultato. Sì, Lorenzo, come ben dici, purtroppo quando bisogna effettuare delle scelte, le scelte sono sempre complicate. Ancor di più se dietro quella scelta si cela un legame di rapporti, un legame affettivo, come il caso di Fabio Iodice. Però la scelta era diventata purtroppo inevitabile. Si sa, nel mondo del calcio il primo a pagare purtroppo è l'allenatore, per cui valutando una serie di aspetti abbiamo dovuto scegliere.
E come dici, è andata molto bene perché la partita di mercoledì si è caratterizzata da una vittoria abbastanza convincente contro una squadra che sappiamo tutti essere una squadra forte, una squadra che ha 15 punti. Per cui è stata davvero una boccata di ossigeno, una boccata di ossigeno per la classifica. Sono contento per i ragazzi e per tutto l'ambiente, ci voleva proprio. Andrea, ovviamente la questione mentale, la questione psicologica in certi momenti fa la differenza. Era solo quello il problema, secondo te? Oppure la presenza di Aielli ha stimolato qualcosa in più anche sotto l'aspetto tecnico e tattico? Ma guarda Lorenzo, io una doverosa premessa la devo fare riferendomi a Mister Iodice, che assolutamente non è da contestare da un punto di vista tecnico e ci mancherebbe, parla il suo percorso per lui. Però sai, dopo un rapporto pluriennale molte volte accade che i rapporti si appiattiscano, per cui soprattutto questo abbiamo preso in considerazione, considerando Mister Aielli. Il profilo che potesse fare per una serie di caratteristiche al caso Penne e a mio modo di vedere, seppur con poco tempo, però ha saputo lavorare molto mentalmente e da quello che mi raccontano, perché poi la partita di mercoledì non l'ho vista a causa del mio viaggio a Bergamo, io credo l'abbiamo vinta anche tatticamente la partita, per cui ambedue queste cose, sia l'aspetto mentale che l'aspetto tattico, credo e spero, ecco, ci facciano ben sperare per il prossimo futuro, già dalla partita di domenica. Ascolta, a proposito di domenica, Bagigalupo Vasto Marina contro Penne, ora mentalmente siete messi bene. Che tipo di problema però si potrebbe incontrare in questo match? Il fatto di incontrare appunto una formazione che necessita dei 3 punti? Sì, sicuramente una partita fuori casa a Vasto con la Bagigalupo che comunque ha offerto delle prestazioni un po' come noi altalenanti, quindi sicuramente in cerca di punti e non credo che sarà una sfida facile. Per quanto riguarda casa nostra, abbiamo dei giocatori infortunati per cui siamo un po' corti, più o meno possiamo contare sulla formazione di domenica. Eccezion fatta purtroppo per Cellucci che ha avuto un problema alla spalla. Andrea, noi insomma ogni tanto facciamo delle telefonate, mandiamo dei messaggini. Ora ti vedo un po' buio, non so se è possibile accendere qualche luce all'interno della tua autovettura. Ti dicevo, ovviamente state pensando anche ad altri innesti, non solo in panchina dopo quello di Aielli. Mercato sempre vivo, c'è. Mimmo Sborgia, direttore sportivo dello Spoltore, che ti ascolta. Non so se avete qualche obiettivo in comune. Ma non so qual è esattamente l'obiettivo dello Spoltore, sicuramente il nostro obiettivo, ma è un obiettivo anche diciamo pregresso, è quello un po' di migliorare la squadra, ma soprattutto alla luce di alcuni infortuni. Mi riferisco alla linea centrale di difesa che oggi conta di due infortunati, di Ranalli e di Pastafiglia l'argentino, per cui sicuramente cercheremo di intervenire lì e possibilmente cercheremo anche qualcuno che ci possa assicurare delle geometrie a centrocampo. Allora, Andrea, sempre occhi aperti ovviamente durante il viaggio, perché il Certo. Penne ha cambiato allenatore, sta per prendere qualche giocatore, ma in settimana ha fatto un altro bel passo sotto l'aspetto della comunicazione. Noi addetti ai lavori siamo ovviamente super contenti di questo. È stata inaugurata la nuova sala stampa con presenze. Insomma, di personaggi che conoscono non solo lo sport abruzzese, ma conoscono lo sport anche a livello nazionale. E questa sala che a me è piaciuta tantissimo perché sono venuto proprio a visitarla, post raduno rappresentativa Under 17. Allora vi faccio vedere qualche foto. Ecco, questo è il presidente con il responsabile della comunicazione. Questa è proprio la sala stampa nuova. Di zecca, le personalità, compreso il primo cittadino,
di penne che ha voluto tagliare il nastro insieme al presidente Marrone, poi la presenza di Imbastaro con ovviamente altri personaggi dello sport del calcio abruzzese. È stato un bel passo, presidente, soprattutto perché l'aspetto comunicativo nel calcio comincia a fare la differenza. È stato questo il primo passaggio, il primo obiettivo che vi siete voluti dare appunto per questo piccolo grande restyling del Penne? Sì, Lorenzo, noi abbiamo come obiettivo quello di percorrere, diciamo così, un cammino step by step. Questo è un tassellino al quale tenevamo. Abbiamo voluto rendere questa sede sicuramente più aderente al prestigio di una società, come ti dicevo martedì, che ha 101 anni di storia. E oltre che renderla, diciamo, più consona al prestigio, ma adattarla anche ai tempi moderni, per cui sicuramente è una sala che, diciamo, da un punto di vista comunicativo ma anche tecnologico ci consentirà di fare dei lavori, non in ultimo quello, diciamo, al quale in premessa si accennava, che è con l'Atalanta. Noi siamo affiliati ad Atalanta e per cui sono in programma una serie di attività di settore giovanile da portare avanti. Sì, infatti campeggia proprio il logo della Dea all'ingresso della sala stampa a evidenziare questo matrimonio con una bellissima realtà. Andrea, io non so se posso lasciarti collegato insieme a me e Mimmo Sborgia. Se sei curioso, io a Mimmo andrò a chiedere sicuramente qualche notizia anche di mercato, puoi tranquillamente rimanere, oppure dimmi tu se preferisci viaggiare in tranquillità. Lorenzo, se posso, evito di rimanere proprio perché, diciamo, guidare con il telefono frontale è abbastanza complicato. Benissimo, allora ti faccio andare, altrimenti arrivano multe anche a noi. D'accordo, io ti ringrazio e saluto gli ospiti. Grazie, grazie presidente, in bocca al lupo per domenica. Grazie di cuore, grazie ad Andrea Marrone, presidente del Penne, lo abbiamo detto. Cambio in panchina, è arrivato Gabriele Aielli, subito una vittoria dirompente contro la Torrese. Remigio Cristofari l'aveva un po' intuita questa difficoltà, perché proprio disse a microfoni spenti: un cambio in panchina del Penne potrebbe crearci dei problemi, in quanto non conosciamo appunto le intenzioni del mister del Penne per quel che riguarda questa gara di esordio che è andata bene appunto a mister Aielli con questa bella vittoria contro la Torrese. Mimmo, te l'aspettavi? Ah, sinceramente io me l'aspettavo, perché non potevo andare avanti così. Poi con noi pure ha giocato una bella partita maschia il Penne, c'è una bella squadra, bei giocatori, quindi non è che è come la stessa cosa il Cupello, che come diceva Del Borrello andava avanti da 7 vittorie consecutive, non ci credevano nemmeno loro che si trovavano là in quei posti, sì. Anche perché sono partiti dall'inizio con Pampilo, suo amico, ci parlo spesso, che loro non è che hanno pretese di alta classifica, capito? Però nel momento in cui poi ti ci trovi, ovviamente l'appetito viene mangiante, interrompere, no? L'appetito viene mangiante, è chiaro che quando stai là dopo è dura a digerire anche una sconfitta del genere. Mimmo, secondo te dove l'avete vinta la partita? Sotto quale punto di vista? L'approccio è stato molto buono sin dai primi sulla minuti. Testa dei ragazzi, sulla testa dei ragazzi. Ovviamente ci ha messo del suo anche del Gallo, perché non si è mai fermato in panchina, ha sempre stimolato i suoi. Un mister molto umile, molto bravo, bravissimo. Era c'è bravo una sorpresa come negativa, ma Mimmo, c'è una sorpresa negativa per te, perché quella positiva ovviamente è il Cupello, credo, ma anche credo lo stesso Giulianova. Qual è la squadra che ti ha deluso?
o che ti sta deludendo? Di tutto il campionato? Sì. Naturalmente puoi metterci anche lo spoltore se non ti è piaciuto fino a mercoledì scorso. No, non è che mi sta deludendo, è il Capistrello e San Buceto mi sta un po' deludendo a livello di come squadra e come organico, sono due belle squadre. Certo, il San Buceto ora si è rinnovato abbastanza, non solo con l'arrivo di Ronci, ma anche siamo abituati sempre a vedere queste due squadre in alta classifica, playoff, vicino ai playoff, dentro i playoff, quindi vederli là in fondo così, ma pure il Ponte Romano mi dispiace, anche perché il mister Piccioni è una brava persona, un bravo ragazzo. Che mercoledì però ha vinto una bella gara difficile contro l'Arenato Cori Angolana, trovando questo non me l'aspettavo. In inferiorità numerica addirittura. Quindi... Questo non me l'aspettavo, Lorenzo, dalla sconfitta dell'Angolana a Ponte Romano. Non te l'aspettavi, anche perché l'Angolana veniva da due belle vittorie, quindi la formazione di Rachini ha subito un brutto stop. Quella di domenica, l'abbiamo detto, Casalbordino contro Spoltore, è il momento di dare tra virgolette il colpo di grazia al Casalbordino, Mimmo, perché sono in estrema difficoltà, l'abbiamo detto con Del Borrello, non solo di risultati ma anche con una forte carenza di uomini a disposizione. Approfittare soprattutto di questo? Secondo me allora è prima continuità nei risultati, anche cioè non è che dobbiamo vincere tutte le partite, ma già non perderle è molto importante, andare avanti un punticino, una volta vinci, una volta perdi. Giocatore che hai visto, no? Visto che sei direttore sportivo, un giocatore che hai visto, che ti ha impressionato delle altre squadre incontrate durante queste prime giornate, che porteresti volentieri a Spoltore? Ma ce ne sono tanti, ma il primo che porterei, che tu lo sai, è anche un amico, era Marco Donatancio, sì. Che mostra la Vezzano. Che è successo lì? Qualche telefonata c'è stata, lo sappiamo. Sì, però Marco, cioè, noi a centrocampo stiamo bene, noi ci serve una punta per far rifiatare un po'. Petito non ha giocato mai, poi Luca sta giocando solo lui, con due fuori quota ci abbiamo, quindi ci serve una punta pure per far rifiatare un po' Luca. Quindi diciamo che questo è l'obiettivo principale. Sì. Anche perché in porta siete super, super coperti, mercoledì non ha avuto grandi difficoltà al CEO Palena, anche perché forse le polveri di Marinelli e compagni erano leggermente bagnate. L'obiettivo diciamo è quello di far rifiatare un po' i ragazzi lì davanti. Se dovesse arrivare questo giocatore, quale potrebbe essere l'obiettivo principale dello Spoltore, Mimmo? No, l'obiettivo è sempre la salvezza, valorizzare i nostri ragazzi, fare un bel campionato. Dopo, logicamente, se tu entri nei playoff, quella partita 2-3 te la vai a fare, ti diverti come abbiamo fatto gli altri anni. Cioè, siamo arrivati pure alla finale, te lo ricordi, quindi sì, con il Paterno. Perché fermarsi a questo tipo di obiettivo? Ma perché non ci abbiamo nemmeno la struttura, lo sai come stiamo là, Spoltore, senza tribuna dobbiamo giocare con 70 persone, non possiamo far entrare più di 70 persone, tante cose, spogliatoio che è piccolo. Ancora una volta anche per lo Spoltore il problema impiantistica sportiva, io lo ripeto da anni, effettivamente mercoledì ci sono rimasto, non dico male, però mi ha impressionato Marissimo. In modo negativo la tribuna, no? Perché poi ovviamente quando cominceranno ad arrivare gli squadroni, le grandi piazze, poi lì cominciano ad uscire fuori le difficoltà del caso. Sotto quel punto di vista, Mimmo, si può fare qualcosa di più? Ma stiamo vedendo un po', ma c'era il campo quello là che era stato appaltato, i lavori non riprendono per il momento, quindi ci dobbiamo accontentare del nostro Caprarese e andare avanti. Allora Mimmo, guarda, prima di chiudere ti leggo le partite di domenica. Alba Adriatica, L'Aquila, Avezzano, Villa 2015, Baggi Galupo, Vasto Marina, a Penne, ovviamente quella che vi riguarda a Casalbordino, Spoltore,
Giulianova, Ponte Vomano Calcio, il Delfino Curi Pescara 2000 Calcio Montesilvano, poi abbiamo Renato Curi Angolana Lanciano, San Buceto Capistrello e Torrese Cupello. A me questo Torrese Cupello piace tanto. Tu vedi, a me. Vedi un altro match che... interessante come questo? No, questo per me è il più interessante. Scommetto che tu te lo vai a vedere sicuramente. No, guarda, io sarò in studio domenica e le seguirò quasi tutte. Le seguirò quasi tutte. Grazie alla tecnologia di Rete 8 che mi viene messa a disposizione dalla regia. Però credo che questo Torrese Cupello sia interessante non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche appunto sotto l'aspetto psicologico, perché vengono entrambe da due capitomboli, no? E quindi testare la reazione mentale della formazione di Cristofari e quella di Panfilo Carlucci. Mancano pochi minuti, mi dici secondo te chi approderà in Serie D l'anno prossimo? Io ho fatto già una scommessa con tanti amici e lo metto per iscritto, l'Aquila. L'Aquila? Sì. E come mai, Mimmo? Per me è la squadra più forte. Anche questo segnale di Claudio Cicchi, no? Forse no, sta a significare... Claudio Cicchi è un grande signore che io saluto, anche se non ci ascolta. L'ho conosciuto quando abbiamo giocato col Castelnuovo. Una bravissima persona. Però questo dà la sensazione di una società che vuole crescere e casomai già formarsi per campionati di livello. Ma superiore al 100% a livello come organizzazione, come dirigenti, come tutto. Come quindi stato, più dell'Avezzano, della stessa Torrese, di questo Giulianova che sorprende, Mimmo? Ma Giulianova è una bella realtà, bellissima. Sono tutti ragazzi che a noi ci hanno impazzito, insomma. Hanno giocato 90 minuti. Hanno fatto passare guai. Sì, ci hanno massacrato proprio. Però... Però tu l'Aquila, pensi l'Aquila sia superiore anche come guida tecnica? Ma è una cosa personale dentro di me, non è che mo io posso azzeccare al 100%, però per me io vedo l'Aquila già in Serie D, anche se mo sta a 5 punti, 4 punti, per me sta in Serie D. Ascolta, e poi davvero ti saluto, mi fai un nome, anzi mi fai un nome e un cognome per lo spoltore? No. Non il sogno, qualcosa di realizzabile, da qui a qualche giorno. No, adesso non te lo posso fare perché quello che ti avevo pure accennato, sì. non possiamo fare niente, quindi non ci sta dall'altra parte. È saltato, Mimmo? Sì, sì. È saltato, però avrai sicuramente un altro colpo in canna, spero. Se no ci vediamo a dicembre, mo vediamo, dai. Tanto sei il primo che lo viene a sapere, lo sai. Grazie Mimmo, grazie di cuore per la fiducia, complimenti ancora per la vittoria di mercoledì, in bocca al lupo per domenica, perché sarà anche quella una gara davvero davvero interessante. Io ringrazio Mimmo Sborgia, ringrazio gli ospiti che sono stati con noi, a partire da Laura Tinari, per toccare poi Claudio Cicchi, Antonio Del Borrello di Vasport.it, del presidente Marrone del Penne, che in viaggio un po' ci ha spiegato le nuove intenzioni della sua società, che in settimana ha inaugurato la nuova sala stampa, ed è stato davvero un bel vedere. E ringrazio ovviamente l'ultimo dei miei ospiti, Mimmo Sborgia, per essere stato con noi e per averci raccontato quello che è stato mercoledì scorso con lo spoltore che ha battuto il Cupello e quello che sarà domenica con lo spoltore che andrà a Casalbordino contro una squadra in piena emergenza, non solo di punti ma anche di uomini, causa squalifica e infortuni. Termina qui la puntata di Eccellenza On Air. Io ovviamente e naturalmente vi do appuntamento alla prossima, sempre su Rete 8 Sport, sempre alle ore 22. Seguiteci, perché anche quella sarà una bella puntata. Buonanotte.